E in questa prima live sono contento di quanto tutte quelle robe che, su cui la gente ha rotto i coglioni si sono viste che non fossero vere. Cristalli della faglia è pay to win, li fai tranquillamente facendoti rentare la pedina e compagnia. I soldi li fai e le Wakestone le abbiamo trovate e qualsiasi cosa l'hai trovata tranquillamente. Io ripeto, il day one di Dragon's Dogma 2 mi ha fatto venire l'ulcera. Io non credo di averlo mai fatto in vita mia, il bloccare un hashtag, diciamo tutto un feed di roba. Io non ho più i feed da Dragon's Dogma 2, dalla Capcom o di qualsiasi cosa affiliata, perché questo day one è stato di un tossico, di un irragionevole, di un velenoso, ma il velenoso di quelle persone che lo fanno apposta perché sanno che uno ha detto la fregnaccia, quella fregnaccia ha fatto scalpore. Io non è che mi metto un attimo a ragionare sul fatto del è giusto cavalcare quella fregnaccia soltanto per farmi qualche visual, oppure è più giusto raccontare le cose come Cristo il Dio comanda. Tutti quanti, senza andarsi a informare un cazzo di minimo, hanno fatto la merdata. Tre persone ho visto che non l'hanno fatta. Ci sono rimasto veramente tanto di sasso, perché io ho sempre un po' di speranza nelle persone, ma vedere Dragon's Dogma 2 trattato in quel modo, per carità, ci farà anche di tanto il fatto che appunto è molto nel mio cuoricino, è il mio Dark Souls alla Sabaku, no? Però vedere così tanto acido buttato su una roba che su cui hanno tirato così tanto amore ingiustamente è una cosa che mi fa proprio tristezza, quando appunto poi ci stanno altre compagnie, altri prodotti, altre cose che fanno tremendamente di peggio e a cui le persone non dicono un cazzo. Perché la gente appunto, ripeto, si è lamentata del pay to win, di tutte le microtransazioni, spoiler, pure se fosse non sono microtransazioni ma su add-on e compagnia, quando loro non sanno un cazzo a quanto pare. Tu se vuoi fare un altro save devi spendere i soldi, vuoi cambiare la faccia del personaggio devi spendere i soldi, vuoi la valuta premium devi spendere i soldi, quando non è una valuta premium, tutte ste cose. Quando Capcom è dall'alba, da quando c'è lo shop che fa sta cosa, da Devil May Cry 4, dalla PlayStation 3 c'è questa roba, che sono cazzate, perché qualsiasi roba tu puoi prendere tramite quei robbi la trovi in abbondanza in game. E anche proprio negli aggiornamenti degli sviluppatori su Steam hanno dovuto precisare sta cosa, cioè la gente rompe tanto i coglioni su determinate robe ma non riesce a fare il ragionamento base del aspetta, perché questa cosa è così. Arrivare a farti dire dallo sviluppatore, oh raga, la roba che voi vedete là non è in più, non è in recuperabile, è nel game, noi ve la mettiamo là perché chi magari vuole avere quel bustino, vuole spendere i soldi, vuole anche semplicemente magari supportare gli sviluppatori e compagnia, lo può fare. Monster Hunter appunto scoppia di DLC, che poi sono cazzate, perché già Monster Hunter posso pure capire perché ci stanno i capelli, le cose, le emote, queste cazzate che sono terziarie. Però ripeto, a me non mi è mai capitato, io mi sono totalmente schermato da quelle robe, perché io sono quel tipo di persona che si incazza veramente tanto quando vede il no sense, perché il no sense è fatto solo per guadagnarci sopra. Mi sono visto poche cose perché non volevo spoiler Palpatine, ma io ho visto le solite due cazzate ripetute a ciclo, e questa è una cosa che mi triggera. È il frame rate, le prestazioni, che posso pure capirlo, sta cosa di ste stramerda di microtransazioni che non sono microtransazioni, e altre due robe in croce, cioè hanno strutturato tutto il discorso su quello che non c'ha senso molte volte. A me la cosa che trigger è questo, è che sembra che si sono svegliati ieri, sta roba c'è dall'alba dei tempi, Dio Madonna. Su Resident Evil 4 Remake tu hai per avere fin da subito la mappetta che compri dal mercante per i tesori, che hai degli spinelli extra, che sembra la droga, non è la droga, che c'hai dei trofei extra perché per avere le monetine in più che ti semplificano il gameplay, perché potenziamenti, oggetti e compagnia. La gente ogni tanto in qualsiasi ambito, non in Dragon's Dogma, si sveglia e comincia a buttacido, cioè si crea quella sorta di effetto branco e soprattutto effetto valanga. Per questo io dico sempre che certe volte uno deve anche saper parlare su internet e rendersi conto, perché purtroppo nell'internet di oggigiorno se tu dici una cazzata e quella cazzata viene presa in malo modo, la gente ci marcia sopra. Cioè è come quando, per fare un esempio molto opposto, su Helldivers le persone hanno cominciato a fare i contenuti per meme del roleplay da traditore, e poi sono cominciate a sbucare clip su clip
su clip di gente che per fare appunto il contenuto, per fare il coglioncello, wipava i team a cazzo. E quella roba tu ti devi anche un attimo rendere conto nel tuo piccolo del potenziale che puoi avere. Cioè devi capire che se dici una fregnaccia, quella fregnaccia di potenziale fa scoppiare qualcosa. È quello. Quella è la solita cosa, Kyle. La gente va dove sente che c'è l'odore. Faranno sempre più scalpore 20 persone che dicono merda, 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 piuttosto che 10.000 che dicono buono. Perché sapete una cosa anche che mi fa tristezza? È con questa roba della microtransazione. Se voi andate sulla pagina del negozio di Dragon's Dogma, e credo ci sia ancora adesso, adesso piano piano stanno cominciando a risalire, ma oggi le recensioni erano prettamente negative e tutte le recensioni dicevano la cosa delle microtransazioni. Cioè voi capite l'effetto palla di neve, valanga che ha creato sta cazzata dello scendere nello shop e vedere che puoi comprarti i cuori di drago, i cristalli della faia. Cioè voi capite dal cazzo di niente che tu risolvi con: raga, tutta quella roba la trovi in game, punto, fine. È extra, non la devi comprare, non ti puntano il ferro. Si è creato una valanga di persone che hanno sentito la notizia, non si sono andate a informare e hanno detto sì, recensione negativa, perché? Perché c'è il pay to win in un cazzo di PvE. Dio Madonna, cosa cazzo vuol dire?